Ciao ragazzi, sono Vince, bentornati sul mio canale. Oggi unboxing. Forza, è veramente tanto che non faccio un unboxing. Questo è praticamente un regalo che mi sono fatto che mi aiuterà a migliorare la qualità dei miei video. Bando alle ciance come al solito e andiamo ad unboxare. Pacco arrivato da Amazon. Coltellino fidato, lo apriamo, faccio uno e due. Attenzione a non farvi male, soprattutto io. Della gran carta. Ed ecco qua il nostro nuovo regalo. In pratica questo è un faretto della Newer, mi aiuterà ad illuminare meglio i miei video, le mie scene, quindi sono curioso di vedere come è fatto. Togliamo la sua carta. Voilà. Via la plastica. Il peso, direi, ci siamo. Insomma, sembra abbastanza solido già solo dalla scatola. Nella scatola cosa c'è riportato? C'è riportato la marca, che ricordo della Newer, c'è il sito internet, il modello che è il LED NL660. Dalla parte dietro c'è la fotografia, diciamo, c'è la struttura di come poi è costruito il faretto nella parte posteriore. Nella parte anteriore invece troviamo il disegno appunto della parte anteriore del nostro faretto. Continuiamo l'unboxettata. Siamo, allora, sempre plastica, 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 quindi altra plastica. Silicia. Togliamo anche questo, non ci serve più, direi, la forbice. Oh, fantastico! Viene dato dentro una bellissima valigetta di tessuto. Al tatto vi devo dire che sembra molto solida. Non vi nascondo che non fa un buonissimo odore. Solita puzza di cinesate, però questo è, quindi ce lo teniamo. Andiamo a favore di camera per vedere un po'. Questo lo togliamo in modo perché si può aprire. Ci sono le due zip e facciamo così, apriamo ancora, lo giriamo qua. Cosa troviamo dentro? Allora, questo sembrerebbe essere qui c'è un libretto dove si vedono praticamente le caratteristiche del nostro faretto e lo appoggiamo qua. Altro fogliettino, altro sacchetto di silice immancabile. Qui c'è tutta una gran plastica, non so se la devo togliere, ma togliamo prima. Ecco qui il faretto, lo vediamo dopo. Stiamo attenti a non far rompere niente. Togliamo questa plastica qui, che in pratica conteneva un po' il tutto. Troviamo subito due, numero due, una e due, sono due batterie per tenerlo alimentato anche senza la corrente elettrica. Troviamo ancora, possiamo vedere il suo cavetto per poter essere attaccato più o meno, adesso capirò, forse ci manca un pezzo che è questo, sì, eccolo qua, perfetto, adesso ci siamo. Con questo viene attaccato così, presa tedesca, questo viene attaccato sicuramente al nostro faretto, dopo vediamo come. Altri due caricabatterie, quindi la batteria per
può essere ricaricata in questo modo, ne abbiamo uno e in questo modo un altro, quindi possiamo ricaricare le due batterie, possiamo ricaricare le due batterie praticamente in contemporanea, hanno il loro cavo 1 e 2, perfetto. Direi che oltre alle carte che metto un attimo via, tutto qui, questo lo prendiamo, lo mettiamo qui, le batterie le lasciamo qui, via anche questo, siamo arrivati al fatidico faretto, ecco qua. Allora, vediamo un po' di provare a mettersi in favore di camera per l'apertura. Allora, queste sono delle levette che lo bloccano, potete vedere, dovrebbe aprirsi così, 1, 2, 3 e 4. Dietro potete vedere che cosa troviamo, ci sono gli alloggi per le due batterie, ci sono i vari dimmer per poter regolare la intensità della luce, probabilmente anche la temperatura colore della luce, perché farà una temperatura sia sul giallastro che anche una temperatura appunto luce bianca a 5500 gradi Kelvin. E davanti abbiamo praticamente questo pannello che si dovrebbe togliere, adesso vediamo magari come, si può togliere. Allora, si spingono, ecco, ci sono due tastini qui, non so se si vede adesso in questo momento, però ci sono due tastini, si spingono dentro e si fa scorrere il pannello in questo modo, stando un po' attenti. Ecco qua, questo è il pannello diffusore. Allora, direi di provare a vedere se le batterie sono cariche oppure no, altrimenti le metteremo sotto carica. Proviamo con la prima. Una. E due. Ecco qua, allora. Le batterie, come potete vedere, vengono posizionate in questo alloggio. In questo modo viene acceso, quindi qui. È abbastanza pesante, quindi ve lo dico. Proviamo a vedere se si accende. Ecco, piano piano si sta accendendo. Questa è la massima potenza della luce bianca. La mettiamo a 0 e questa è la massima potenza della luce arancione e tutte e due le luci. Vi assicuro che fa veramente una luce molto forte e potete vedere la mia faccia completamente forse bruciata da questo. E inserendo magari il pannello qui, vediamo com'è. Questo è il pannello diffusore, direi che come quantitativo di luce ci siamo, mi sto praticamente accecando, vi acceco un po' anche a voi, grazie, non è giusto che vengo accecato solo io. Si possono regolare anche i fasci di luce in questo modo, quindi convogliare solamente verso un certo punto oppure no. E bello, sembra molto bello. L'ho pagato su Amazon, quindi l'ho ordinato ieri sera sulle ore 7, alle 7 di sera, è arrivato stamattina ragazzi in un giorno a mezzogiorno meno un quarto. Il prezzo è di 119 euro in offerta in questo momento su Amazon, vi lascio il link per l'acquisto in descrizione ovviamente. Il kit comprende questo da 119 euro, solamente il faretto con il suo diffusore e con le due batterie, e vi ripeto, i due caricabatterie e i cavi.
Allora, perfetto, ho spento il faretto, altrimenti avrei rovinato tutto il video. Vi ricordo, allora, questo articolo qui l'ho ordinato con spedizione Prime ed è arrivato in una giornata lavorativa al costo di 119 euro. Il link ve lo lascio in descrizione. Va benissimo per fare una bella illuminazione video, quindi per cominciare a fare seriamente le cose. E sicuramente il fatto che ha le due batterie è molto utile, perché lo potrete portare anche all'esterno, quindi se avete bisogno di fare dei video in esterna lo proveremo, vedremo in esterno anche come va con le batterie. Lo potete attaccare in casa o dove volete al cavo di corrente normalissima. L'ho preso sia per fare i video quindi qui su YouTube, per avere una qualità migliore, ma dovrebbe essere un accessorio ottimo anche per fare le fotografie di ritratto. Infatti non stiamo parlando della stessa potenza di un flash, quindi dove il modo di fare la fotografia è diverso, dove ci sono tanti parametri da rispettare, ma con questo vi assicuro, ho visto delle prove su internet, delle fotografie fatte, riempie le ombre soprattutto con il diffusore in maniera ottimale. Voglio provarlo, vi posterò anche delle foto. Se siete interessati a questo faretto, vi raccomando assolutamente Amazon per l'acquisto. Il prezzo è veramente concorrenziale in questo momento. Se non avete lo stativo, prendete il kit, che costa un po' di più, non mi sembra però tanto esageratamente con lo stativo, perché altrimenti non riuscirete a posarlo da nessuna parte. Io posseggo già gli stativi, quindi ho preso solamente questo. E cosa dire? Niente, ragazzi, grazie per essere stati con me fino alla fine di questo unboxing. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi faretti, vi lascio le specifiche in descrizione. E a me sembra fatto veramente bene, sono per adesso soddisfatto dell'acquisto. Vediamo un po' come si comporterà appunto nei vari video, nelle